Ma adesso ci la porto a Roma, esatto, un po' a pensare a cose di cultura, così un pochino cambiamo argomento, non pensiamo al Natale. Una decisione importante oggi che un po' cambia, diciamo, anche il panorama culturale di questo paese, che va a concludere una storia un po' ignominiosa che ci portavamo veramente da... Ha detto ignominiosa. Ha detto bene, straordinariamente, è la prima volta che su Radio 2 viene pronunciata ignominiosa. Restate con noi perché nella quarta parte diremo parole mai ascoltate. Ma molti predige il futuro, poi se ne dimenticherà. Esatto, va bene. E allora, sa la storia di Ovidio? Ci fu un tempo in cui Ovidio, poeta, era proprio un personaggio molto carismatico, venne esiliato dall'imperatore Augusto, e fortunatamente è arrivato il Movimento 5 Stelle per mettere fine a questa pagina brutta della storia italiana. Vogliamo saperne di più, perché dopo 2000 anni il Consiglio Comunale di Roma Capitale ha riabilitato Ovidio, ha votato solo il Movimento 5 Stelle, e ci facciamo raccontare tutto dalla donna che ha promosso l'azione 2000 anni dopo. Lei è la Presidente della Commissione Cultura di Roma Capitale e si chiama Eleonora Guadagno. Presidente, buonasera. Buonasera. Senta, si prova un'emozione a metterci una pezza 2000 anni dopo? Sì, anche perché devo fare veramente una confessione. Io non sono mai stata amante del latino. Se potesse sentirmi il mio professore del liceo, si commuoverebbe. La Guadagno ha sempre studiato pochissimo, però vendica. Devo dire che sì, studiavo molto di più la parte letteraria per alzare i voti, perché nelle traduzioni del latino non ero molto brava, perché non l'amavo. E come mai, Presidente, allora si è appassionata a questa storia? In effetti un esilio, mai un'accusa che mai la capitale negli anni aveva in qualche modo rettificato. Lei è stata promotrice dell'assoluzione storica di Ovidio. Perché i primi ad appassionarsi della storia di Ovidio furono Dante, Virgilio, Boccaccio, addirittura D'Annunzio, ma possiamo parlare anche del resto del mondo: Shakespeare, Pope, Shelley, James Joyce, Kafka. Ma arriviamo anche a questi giorni di oggi in cui si sono mobilitati i più grandi esperti di Oxford e Cambridge. Cioè, potevamo essere proprio noi a Roma a dimenticarci, insomma, di festeggiare il bimillenario, anche perché mancavamo solo noi. Eleonora, Costanza... Costanza, dove Ovidio finì e scrisse I Tristia, perché era parecchio triste. Sì. Vuole ricordare ai quattro che non hanno fatto il classico come mai fu cacciato da Roma, quale fu l'ingiusta motivazione con il quale Augusto lo... Non fu spiegata, perché erano motivi personali, si pensa sia collegato a un motivo personale legato alla nipote Giulia, e proprio per questo non venne nemmeno ratificato dal Senato romano, e quindi con motivazioni ingiuste per allora. E proprio per reclamare oggi la libera espressione anche artistica e riabilitarlo oggi, perché immaginate in quel tempo il povero Ovidio, che all'apice della sua carriera nell'ottavo secolo dopo Cristo si ritrova all'Isola d'Elba a vedersi notificato, insomma, l'esilio, e viene inviato a Costanza ed è costretto, poverino, a lasciare famiglia, tutta l'eredità che ha, gli affetti, gli amici, i familiari, che per loro cercarono comunque di sostenere la sua causa, ma che Augusto in ogni caso non riscattò. È una lotta, per i diritti, questa Guadagno. Esatto, anche perché voglio ricordare che i ragazzi di Sulmona, il sindaco di Sulmona, dal 2012 stanno chiedendo a Roma di riabilitare la sua memoria, quindi fra i tanti discorsi, insomma, da affrontare su ogni giorno, anche riguardano la mobilità, i rifiuti, Roma, è importante comunque dare una risposta a livello culturale. Guadagno, però ci ha colpito che l'Assemblea Capitolina ha approvato la mozione all'unanimità. Però avete partecipato solo voi del Movimento 5 Stelle? No, c'è stato un voto unanime. Quindi tutta l'Assemblea ha votato, questo bisogna capisce, sì, ci no, bisogna no, ripartire dai classici. Anche perché volevo far capire l'atmosfera: è arrivato il sindaco, è arrivato il presidente dell'assemblea, ma un gruppo di ragazzi appassionati che ci ha raccontato dei brani, hanno esposto in musica, e quindi si è
si è capito lo spirito, esatto. Però il movimento Guadagni è riuscito ad andare compatto, cioè la Taverna e la Raggi non hanno posizioni diverse su Ovidio. Assolutamente, quando si parla di cultura, che fa parte integrante della nostra identità, questo, Presidente, insomma, bisogna partire da lì, bisogna stare... Ci vogliono anche questi momenti. Infatti. Perfetto, e allora Ovidio torna a casa in qualche modo, perché anche questo è un ritorno. Grazie mille. Grazie a voi. Arrivederci allora. Arrivederci. A Eleonora Guadagno, lei è la Presidente della Commissione Cultura di Roma Capitale.